La situazione qui non è bella. La città di Wuhan è blindata già da giorni. Su ogni via, sia in ingresso che in uscita, c'è un cordone di militari armati che hanno l'ordine di sparare a chi tenta di entrare o di uscire. Sembra tipo un film. Riguardo ai numeri, non credete a quello che dicono in televisione. Cioè, se i nostri telegiornali avessero detto i dati reali non sarei nemmeno partito per la Cina. Quando sono atterrato, già qua i cinesi parlavano di pandemia e purtroppo è un virus che si evolve e prolifica molto velocemente. È un virus che è stato creato in un laboratorio militare a Wuhan e non dà alcun sintomo nei primi giorni e sembra che non si riesca a vedere niente neanche dalle analisi del sangue. E sembra proprio per questo motivo che lo scienziato, che possiamo dire sia il paziente zero, è riuscito a sfuggire allo screening test del laboratorio e poi ha iniziato ad infettare tutte le persone. Hanno parlato subito, ovviamente, di un contagio da parte di serpenti o cose del genere, per non diffondere il fatto che è un virus che hanno creato loro, modificando il virus della SARS, quindi cercando di potenziarlo. Poi non si sa se l'abbiano fatto a scopi militari per utilizzarlo oppure per potersi difendere nel caso, quindi normalmente creano prima il virus per poi creare il vaccino. Il problema è che ad oggi il vaccino ancora non c'è. E comunque, sempre riguardo ai numeri, qui parlano di circa 9.000 morti e circa 70.000 contagiati. Le strutture delle città sono, della città di Wuhan sono da giorni al collasso, diciamo. E per questo motivo stanno costruendo un ospedale in tempi record che dovrebbe contenere circa 1.000 letti. E poi dopo stanno iniziando in questi giorni a costruire un altro ancora più grande che dovrebbe contenere quindi molti più letti e quindi sì, comunque stanno pensando in grande. E oltre a Wuhan, la città di Wuhan, sono state bloccate anche altre città e ad oggi sono circa 70 milioni, quindi più della popolazione italiana, e queste persone qui hanno, quelle bloccate nelle città, hanno coprifuoco e hanno il divieto di usare qualsiasi tipo di mezzo di trasporto a motore. E poi cos'altro? Nella provincia di Anhui, che è quella di fianco a Wuhan, che è quella in cui mi trovo io sono a Defei di preciso. Stanno passando anche qui dallo stato di allerta 1 allo stato di allerta 3. Lo stato di allerta 3 è quello di Wuhan, quindi città blindata. Noi per fortuna dovremmo riuscire a scappare proprio un pelo prima della chiusura, me lo auguro almeno. E poi le altre città, ad esempio Pechino e Shanghai, a parte vabbè che hanno cancellato il Capodanno cinese, eccetera. Però anche in queste città stanno iniziando a cancellare dei voli e hanno cancellato qualsiasi forma di trasporto pubblico. E proprio a causa di questi voli cancellati non sono riuscito a partire prima, riusciamo a partire solo domani e oltretutto dobbiamo fare un volo con diversi scali perché gli aerei si fermano a caricare i passeggeri anche da altri aeroporti, quindi praticamente ci fermiamo, non scendiamo neanche e fanno solo salire gli altri. Diciamo che però quello che mi preoccupa molto è anche la situazione in Italia, perché non so se hanno passato la notizia, però pochi giorni fa è atterrato un aereo a Roma con circa 200 passeggeri direttamente da Wuhan. E sembra che, da quello che mi è sembrato di capire, di leggere, le abbiano solo provato la febbre e fatto l'analisi, ma non le abbiano messe in quarantena. E senza una quarantena di almeno 10 giorni non è possibile riconoscere il virus perché non escono i sintomi. E fino a quando uno non inizia a avere febbre, tosse, mal di gola e comunque problemi respiratori, non se ne accorge. Quindi, insomma, non era rassicurante questa cosa. Se veramente così, qua mi darete conferma voi se hanno passato al telegiornale qualche notizia o meno.
Poi sì, diciamo che le cose principali sono queste qui. Ci sarebbe molto altro da raccontarvi, però queste sono le cose principali.